Settimana scorsa abbiamo parlato di tre azioni di Warren Buffett e quella prima invece di altre tre ad alto dividendo. Ma nel caso in cui ci interessasse stare in una zona di comfort maggiore, con una sicurezza della solidità dell'azienda e dei dividendi più stabili in crescita, puntare sulle Dividend Aristocrats sarebbe a mio parere la cosa migliore. Oggi ne selezioniamo tre da questo famoso indice e vediamo per quale motivo possono essere azioni da tenere per sempre. Ciao a tutti e bentornati sul canale Io Risparmio. Come sempre, io sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della Porta Accanto, nonché educatore finanziario AIEF ed autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovi il link qui sotto nella descrizione di questo video nel caso tu lo volessi acquistare, dove ti vado ad raccontare la mia personalissima esperienza da addebitato seriale ad un investitore e risparmiatore consapevole ed incallito. Quando si tratta di investire in dividendi è facile innamorarsi di un'azione che offre un rendimento elevato, ma per molti investitori la capacità di un'azienda di pagare e aumentare costantemente il proprio dividendo, supportando tale pagamento con ampi guadagni e flussi di cassa ed anche un riprezzamento del valore delle azioni, farà molto più piacere ed è indiscutibilmente la migliore scelta sul lungo termine. Lo Standard & Poor's 500 Dividend Aristocrats è un indice del mercato azionario composto dalle società, appunto dell'indice S&P 500, che hanno aumentato i propri dividendi negli ultimi 25 anni passati in maniera consecutiva. È stato lanciato nel maggio del 2005 ed esistono altri indici di Dividend Aristocrats che variano rispetto alla capitalizzazione di mercato e alla durata minima degli aumenti annuali consecutivi dei dividendi. I componenti di questo particolare indice vengono aggiunti quando raggiungono la soglia dei 25 anni consecutivi e vengono rimossi quando non riescono ad aumentare il dividendo durante un anno solare o vengono rimossi dall'indice dell'S&P 500. Questo indice viene spesso citato anche come alternativa alle obbligazioni per gli investitori che cercano comunque di generare un reddito da un contesto meno volatile del mercato, cosa che viene offerta in linea di massima, anche se non è sempre questo il caso, da questo indice. Si può decidere di investirci tramite ETF o facendo dello stock picking. Oggi ti vado a presentare le mie tre scelte per questa ultima soluzione. Procter & Gamble. Nell'ultimo decennio P&G ha aumentato il dividendo del 62,5%, ridotto del 12,5% il numero di azioni in circolazione, aumentando così anche utile per azione. La società supporta il suo pesante programma di riacquisto di azioni e dividendi con un flusso di cassa gratuito che supera di gran lunga questi obblighi. La coerenza di P&G è il risultato del potere del marchio, del potere anche della determinazione dei prezzi, delle relazioni che ha con i rivenditori e della sofisticatissima catena di approvvigionamento che ha. I marchi che vengono distribuiti a nome di P&G possono richiedere un prezzo premium rispetto ai marchi generici. Tuttavia, l'azienda ha molti marchi che toccano prezzi diversi in un'unica categoria. Per fare un esempio fra i tanti, P&G possiede 9 marchi per la cura dei tessuti: Ariel, Bounce, Cheer, Downy, Draft, Era, Gain, Rindex. Insieme a questi prodotti coprono essenzialmente l'intero spettro dei pezzi del settore della cura dei tessuti. Oltre alla sua resilienza degli utili e alla performance costante della sua attività, P&G ha anche espresso aspettative coerenti per i propri investitori. Infatti, The Procter & Gamble Company fornisce beni di consumo confezionati di marca in tutto il mondo. Opera attraverso 5 segmenti che sono bellezza, toilettatura, assistenza sanitaria, tessuto e cura della casa e cura del bambino femminile e familiare. L'azienda vende i suoi prodotti principalmente attraverso i merchandiser di massa, gli e-commerce, i negozi di alimentari, negozi di club associati, farmacie, grandi magazzini, distributori, grossisti, negozi di bellezza specializzati e negozi ad alta frequenza, nonché anche farmacie e negozi di elettronica in alcuni paesi e anche in alcuni canali professionali, come oltre che direttamente, ovviamente, a noi piccoli consumatori. La Procter & Gamble Company è stata fondata nel 1837 e ha sede a Cincinnati, in Ohio. La società, oltre ad essere una Dividend Aristocrats, è anche una Dividend King, e per cui ha pagato e aumentato il proprio dividendo per più di 50 anni consecutivi e, per la precisione, nel caso del P&G, per 66 anni consecutivi e sfoggia 132 anni totali di pagamenti di dividendi. Questo è un track record che solo una manciata di aziende nel mondo possono fregiarsi, e sommando tutti questi aspetti positivi, P&G, a mio parere, la migliore Dividend Aristocrats in circolazione in questo momento. Il suo rendimento da dividendo si aggira attorno al 3%, anche se le spalate verso l'alto degli ultimi giorni degli indici USA avranno sicuramente ridotto questo rendimento, ma è interessante per gli investitori avversi al rischio
che a prezzo di un dividendo costante è stabile rispetto a un rendimento da dividendo che magari è molto elevato, comunque un dividendo che dovrebbe cominciare e continuare a salire nel tempo. La seconda azienda è Emerson Electric, è una società di tecnologia e ingegneria, fornisce varie soluzioni per i clienti nei mercati industriale, commerciale e residenziale, sia in America, ma anche nell'Asia, nel Medio Oriente, in Africa e in Europa, per cui è un'azienda molto ma molto diversificata geograficamente, così come P&G. L'azienda opera attraverso segmenti soluzioni di automazione, soluzioni commerciali e residenziali. Emerson Electric è stata fondata e costituita nel 1890 e ha sede a St. Louis, nel Missouri. Oltre ad essere una Dividend Aristocrats, anche questa è una favolosissima Dividend Kings, con un track record di 65 anni di distribuzione di dividendi in aumento. In tutti i vari contesti economici statunitensi, da quando è stata fondata, Emerson Electric non solo ha prosperato, ma ha anche premiato continuamente i propri azionisti, che non è poco per un'impresa di tale anzianità. Non vi è alcuna garanzia che la serie si estenda per altri 65 anni, ma ispira sicuramente fiducia che il management sia impegnato nei confronti dei propri azionisti con tale dedizione. Non è solo che Emerson Electric è uno dei membri più longevi delle Dividend Aristocrats, ma anche la solida base finanziaria della società suggerisce che anche che è una scelta interessante per gli investitori che cercano di proteggere i propri portafogli. Negli ultimi 10 anni Emerson Electric ha registrato una media di payout ratio del 60,2%. Questo approccio conservativo alla restituzione del capitale agli azionisti suggerisce che il management non è disposto a mettere a repentaglio la salute finanziaria dell'azienda per placare gli investitori che vorrebbero un dividendo più alto, e questo per chi investe dividendi è molto apprezzabile. Per quanto riguarda il flusso di cassa della società, si può indubbiamente affermare che il dividendo della società è ben coperto dal suo flusso di cassa libero, dal free cash flow, lasciando il capitale residuo per finanziare opportunità di crescita all'interno della società. Per gli investitori interessati a un'azione che paga dividendi in grado di rafforzare il proprio portafoglio, a mio parere Emerson Electric è degna di considerazione. Ad oggi il suo dividend yield è del 2,5%, ma ha toccato anche punte del 3,7% e ricordiamoci che viene anche aumentato da più di 65 anni consecutivi. L'ultima azienda è Raytheon Technologies. Raytheon Technologies Corporation è una società aerospaziale e della difesa e fornisce sistemi e servizi per i clienti commerciali, quelli militari e governativi in tutto il mondo. Opera attraverso quattro segmenti: Collins Aerospace System, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence and Space e Raytheon Missiles and Defense. Società che, se la andiamo a guardare, sembra nuovissima e ci chiediamo come mai faccia parte già delle Dividend Aristocrats, ma in realtà è nata dall'unione di due aziende, la Raytheon Company e la United Technologies, entrambe fondate fra gli anni 20 e gli anni 30 del secolo scorso. La fiducia dei dividendi deriva dalla forza dei suoi due mercati finali. In primo luogo, i suoi mercati incentrati sull'aerospaziale commerciale continuano a beneficiare di una ripresa in corso del trasporto aereo di tipo commerciale, mentre l'industria continua a riprendersi dalle difficoltà che ha subito negli ultimi anni. Non è un segreto che i due principali produttori di aeroplani, come Boeing e Airbus, stiano affrontando sfide nella catena di approvvigionamento per aumentare la propria produzione. Tuttavia, hanno arretrati pluriennali e una graduale ripresa della produzione sembra inevitabile. Nel frattempo, la crescita delle ore di volo di tipo commerciale supporta una forte ripresa anche di vendite aftermarket. Per quanto invece riguarda il mercato finale della difesa, la direzione dell'azienda ha recentemente dichiarato agli investitori che le sue entrate nel settore della difesa sarebbero cresciute in un intervallo medio-alto ad una singola cifra ogni anno fino al 2025, guidato ovviamente dalla domanda influenzata da tanti aspetti, ma soprattutto dalla guerra in Ucraina. I governi non solo cercheranno di rifornire le attrezzature utilizzate nel conflitto, ma è probabile anche che il rinnovato senso di rischio per la sicurezza un po' in tutto il mondo, ma specialmente in Europa, crei un aumento della domanda. In quanto tale, Raytheon si trova in una posizione relativamente buona nell'economia attuale e potrebbe anche beneficiare di un rallentamento generale, poiché è probabile che allevi la catena di approvvigionamento e i problemi di lavoro che l'azienda sta soffrendo. Date queste circostanze, le azioni di Raytheon hanno molto potenziale per sovrapperformare, a mio parere, il mercato. Bene, fammi sapere nei commenti qui sotto cosa ne pensi delle tre aziende proposte e quali sarebbero invece le tue tre scelte per le tre migliori Dividend Aristocrats. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per cortesia di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo YouTube per farmi crescere su questa piattaforma. A te, come sempre, costa un attimo, un battito di ciglia, ma per me significa veramente il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto pubblicato successivamente. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e dirti arrivederci a un prossimo video. Ciao, a presto!